Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati in un nuovo vlog o video casareccio fatto in casa. Sono sul balcone, ape, l'ape ci voleva, no? Sono appena finito di bere il caffè, ora sono sul balcone che fra un po' mi fumo la sigarettina. Tempo cupo, pioggia, cioè adesso ho smesso, però va alternanza, oggi piove tutto il giorno, anche domani. I capelli sono abbastanza in ordine, anche se io preferisco il gel, ma per stare in casa, ragazzi, non consumo il gel, cioè sto col capello bello morbido, devo andare a tagliarle ancora, perché come me li ha fatti non mi piace proprio. Poi devo farmi la barba perché domani andiamo da mia mamma gli piace vedermi senza barba, anche a mia moglie, quindi già che ci sono, più tardi la faccio, così almeno siamo a posto per quanto riguarda la barba. Devo chiedere a mia moglie se mi fa le sopracciglia e poi basta, ragazzi. Oggi è una giornata così. Ho già fatto 2 volte le scale, corriere, l'ascensore purtroppo è ancora rotto, si è guastato ieri e speriamo che lo rimettano a posto. È vero che fa bene fare moto, ginnastica, perché così lo fai, però non sono più abituato e si sente anche. È tosta, ragazzi, fare su e giù. Poi non vi dico ieri. Salire con poi lo vedrete in un vlog il perché dico così. Ancora qua c'è l'ape. Proprio vai via, oh no. Vabbè, io ti lascio di tranquilla. Io sono qua, ognuno per la sua strada. Che caspita, mi dà fastidio. Io voglio stare sul balcone e se ne è tranquillo. Sembra che ne sia andata. Comunque, di là il cielo, ecco, è ritornata. Di là il cielo sembra che si stia aprendo piano piano, ma ragazzi, io parlo, guardo lì perché devo tenere sotto controllo l'ape. Allora, di là si sta aprendo, però oggi dava pioggia tutto il giorno. Di qua è coperto. Stanotte, tra ieri sera e stanotte era bello perché c'era proprio il cielo a catinelle. È stato bello vederlo così, eh. Comunque, mamma mia, che barba sta ape. Noi ci vediamo più tardi, ragazzi. Rimanete sintonizzati. A dopo. Ciao ciao. Guardate adesso il cielo com'è. Guardate il cielo, ragazzi. Io lo sapevo. Guardate di là e guardate lì. Cioè, una cosa che boh, non si capisce veramente niente. Però da una parte fa piacere avere il caldo così, però non va bene perché comunque abbiamo capito che qua l'estate c'è e c'è solo l'inverno. Per il resto, ragazzi, non c'è niente. Bene, ragazzi, siamo in bagno a fare la barba. Allora, ragazzi, allora siamo in bagno, ci facciamo la barba, mi preparo con voi per il compleanno di mia mamma, in modo che domani sono già sbarbato e non devo fare la barba. Quindi, ultima chiccherata, anche perché, come ho già detto, mia madre e mia moglie odiano la barba, domani si deve festeggiare e allora andiamo alla sbarbati. Quasi quasi settimana, se riesco, però non prometto niente, vado a ritagliarmi i capelli. Ma però cambio barbiere. Vado in quello dove va mia moglie, perché dove sono andato io, non ha capito il taglio che volevo. E sinceramente avere i capelli così mi girano un po' le palle da bowling. Perché quando chiedi una cosa, devi soddisfare il cliente.
Bene ragazzi, come potete vedere, barba fatta. L'unico problema è che qua mi sono fatto un tagliettino, ho calcato leggermente la mano. Allora ragazzi, intanto che io facevo il disfavo, una volta che ho fatto la barba, poi guardate cosa ho fatto. Nel momento che io ero in bagno a farmi la barba, non so se sentivate mia moglie con Yumi, perché Yumi e Luna, furbettine, quando si apre l'armadio o si alza il cassone del letto, si intrufolano e una volta che entrano facciamo fatica a tirarle fuori. E allora è stato un battibecco tra Yumi e mia moglie, perché si infricolava nei sacchetti, no? Non volevo uscire. A lei piacciono i sacchetti, piacciono le scatole, insomma, un delirio per farla uscire. Alla fine mia moglie, chi la dura la vince, è riuscita a farla uscire. E mentre lei appunto ha già iniziato a fare il cambio stagione e quindi la ringrazio perché farà uscire il sole, farà uscire il bel tempo. Guardate un po' io cosa ho fatto. Vabbè, qua vedete già il piatto pronto. Prima cosa che ho fatto, ho tirato fuori dal freezer le zucchine trifolate, che ne ho mangiata una ed è buonissima. Una volta cotte queste ho fatto i cordon bleu, che era da tanto che non li mangiavamo, è veramente una cosa. Non è un piatto pesante, ragazzi, è un piatto leggero. Poi vi ricordo che nelle zucchine non gli ho messo niente e si sa che la zucchina rilascia tantissima acqua, quindi non ho messo sale, non ho messo niente proprio. Zucchina naturale così. Ho provato anche a scolarlo un attimino, ma sono buone, sono deliziose. Io questo piatto qua, naturalmente un cordon bleu a testa. Bene ragazzi, io spero che questo video fatto in casa, tutto casareccio, vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, vi abbia tenuto compagnia. Noi naturalmente ci vediamo alla prossima, non perdetevi domani il compleanno vlog di mia mamma che lo farà mia moglie sul suo canale. Bene, io vi auguro buona serata a tutti, un bacione, noi ci vediamo alla prossima e ciao!